Collegamento con me adesso Alessandro Aldrovandi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi lunedì, so che solitamente ci colleghiamo il martedì, quindi grazie ancora. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Senti, ti chiedo subito, impostazione di giornata, cosa stai guardando? Dunque, beh, ovviamente sto guardando il FTSE MIB, il nostro future, qui sono specializzato su questo ormai da quasi 20 anni, su questo future. Lo sto guardando, sta andando molto bene, come diceva giustamente Paolo Serafini prima, si sta mostrando un pochettino più forte rispetto al DAX, è spesso correlato, e anche questa mattina comunque, dopo aver toccato ancora per l'ennesima volta l'importante supporto dei 21.500, insomma, è partito al rialzo con una certa costanza, a passettini alla volta, siamo ormai arrivati a 21.730, quindi abbiamo in un certo senso, ormai siamo sulla parità a livello percentuale, quindi abbiamo recuperato la perdita iniziale e siamo praticamente posizionati a metà del guado, direi, perché fondamentalmente se c'è stata negli ultimi mesi una certa lateralità del nostro indice che è oscillato tra 21.000 e 23.000, poi in realtà nelle ultime settimane questa lateralità e questo range si è ulteriormente ridotto, nelle ultime sedute in particolare, è ridotto tra il 21.500 e il 22.000, 21.500 e 22.000, quindi questi 500 punti, e diciamo che proprio le quotazioni attuali sono qui in mezzo, sono proprio in mezzo a questo range, quindi siamo ancora in una fase che non possiamo definire laterale, certamente, però diciamo, non ci sono, non, diciamo, ci sono buone possibilità che il mercato possa continuare a salire, a meno che appunto non venga violato il 21.500. Quindi diciamo, c'è una certa lateralità ancora, congestione e incertezza che più si prolunga, più poi darà adito a un movimento esplosivo o a rialzo o a ribasso. Se non altro sappiamo di sicuro questo. Il DAX? Il DAX è leggermente più debole, dà una configurazione abbastanza poco intelligibile, abbastanza schizofrenica. Sì, comunque è decisamente a rialzo dopo il treppo minimo che è stato fatto nelle ultime sedute di giugno, lì c'è stato un rialzo, direi che è l'unico livello che tecnicamente è possibile. Le ultime sedute sono state schizofreniche, nel senso che c'è stata una repentina diciamo, andamento negativo, ma l'unico livello che vedo tecnico dal punto di vista grafico interessante che corrisponde adesso ad una resistenza è il 12.760. Quindi adesso non ci siamo, ci siamo abbastanza lontani, ma l'unico punto di riferimento che possiamo avere è quello, 12.760. Sopra questo livello possiamo tranquillamente andare verso i 13.000, altrimenti ci troviamo anche qui in una congestione meno chiara, meno evidente rispetto al FTSE MIB, ma comunque diciamo anche qui senza alcuna direzionalità, dove appunto possiamo avere giornate molto positive o molto negative. Ecco dicevo, l'essere un po' schizofrenico di questo strumento finanziario, ma anche qui senza alcuna lateralità. Alessandro, ne abbiamo parlato anche prima con i primi due collegamenti, lo chiedo anche a te un commento prima di tutto su quanto sta succedendo con la sfortunata vicenda di Sergio Marchionne, ma poi noi, come dicevamo giustamente prima, andiamo a vedere i titoli, quindi Ferrari, CNH, FCA, un po' tutti questi legati al mondo di Marchionne, al mondo di FCA, prego. Sì, beh, che la giornata per questi titoli potesse essere negativa era assolutamente prevedibile e addirittura oserei dire scontata. I titoli in realtà non cambiano assolutamente nulla, d'altro canto le performance negative che stanno realizzando, anzi direi che sono in leggero miglioramento rispetto a quelle di 20 minuti fa, quindi non erano prima, eravamo a meno 2,30, meno 2,50, insomma non erano neanche, diciamo così, pessime come si poteva aspettare, non erano meno 4, non erano meno 6, ecco, ad esempio. Abbiamo visto situazioni anche peggiori in passato, in situazioni anche a volte analoghe, per cui il ribasso in apertura è stato accentuato, ma diciamo fisiologico su tutti i punti di vista necessari, i titoli stanno recuperando. Per quanto riguarda FCA in particolare, addirittura sul livello 15,55 è toccato proprio questa mattina, addirittura è possibile, se non in modo
pulitissimo ma leggermente sporco di qualche tic, in realtà è possibile tracciare un doppio minimo, per cui il mercato ha tutta la possibilità di recuperare e portarsi se non altro nell'area di congestione che stava caratterizzando l'andamento di questa azione attorno a, di un euro praticamente, attorno al 16,58-16,59, quindi c'è assolutamente la possibilità. E per quanto riguarda invece il titolo Ferrari, che è quello tutto sommato che sta, e qui forse è un po' più inspiegabile la questione, forse la questione sta perdendo di più rispetto agli altri titoli della galassia FCA, della galassia Exor, probabilmente avranno pesato anche i non ottimali risultati sportivi. Certo. Ieri, qui c'è un gap down abbastanza forte, abbastanza incisivo, ma anche qui i minimi di oggi corrispondono tutto sommato ai livelli attuali ad una specie di quadruplo minimo sul 113,50, un 116-113,50, un triplo minimo che può essere tranquillamente riassorbito, quindi nelle prossime sedute. Ricordo anche che c'era un gap aperto, non ancora chiuso, quindi con il gap di oggi abbiamo richiuso il gap passato, diciamo, c'era una serie di gap tale per cui comunque il titolo ha buone possibilità, anzi, buonissime possibilità di recuperare e tornare verso 120, quindi diciamo è una fase di alta volatilità ma che non deve assolutamente spaventare. Oggi sei più sull'azionario o c'è qualcos'altro che ti interessa, qualche movimento? Oggi stavo guardando due cose in particolare, sì, per quanto riguarda l'azionario, guardavo Italgas, sì. Perché ha rotto un po' contro tendenza rispetto al mercato, perché è un'operazione già fatta in apertura, quindi un'ora e mezza fa, era l'unico titolo, uno dei pochi titoli che saliva e sul livello 4,90 sono entrato long, ha rotto il massimo sia di venerdì che di giovedì e che era anche un massimo relativo molto importante di metà giugno, anzi un doppio massimo di metà giugno, cioè c'era veramente una fortissima resistenza creata da una serie di doppi massimi sul 4,90, oggi ovviamente è stata violata al rialzo e quindi non si poteva non entrare long e qui sono in posizione. Si è mostrato molto forte, vedo che anche Snam sta facendo la stessa cosa o perlomeno comunque si sta mostrando forte. È un tema quello del gas, ne abbiamo già parlato anche la settimana scorsa, io ci credo sulle commodities, in modo particolare sul gas, come anche in parte sul petrolio, quindi credo che nelle prossime settimane di avere ulteriori soddisfazioni, di conseguenza anche sull'azionario. E riguardo sempre alle stesse commodities, comincio a guardare con interesse anche all'oro, quindi il secondo strumento che sto facendo questa mattina. L'oro sto cercando dei minimi già da un po' di tempo, credo che forse sul livello di giovedì 1,210 sia stato effettivamente un minimo abbastanza importante, ecco, a forza di vederlo scendere, vedere delle configurazioni che non sono mai state delle vere e proprie configurazioni a V, perché sull'oro è bello vedere le configurazioni a V, ci sono e sono rare, e quando ci sono effettivamente dei minimi importanti, e ne ho visto uno giovedì scorso, secondo me 1,210, che tra l'altro è un numero veramente basso, anche perché siamo veramente vicinissimi alla soglia del 1200, soglia psicologica, lì per me c'è un minimo importante e vedo che effettivamente anche la giornata di venerdì mi ha dato ragione con il gold che è risalito, quindi io sono in posizione sull'oro e credo che ci sia spazio per salire ancora, non moltissimo perché ripeto è un po' una scommessa quella di andare a cercare i minimi, c'è anche una certa dose di rischio, anche se 1200 rimane il mio stop loss, credo che ci sia spazio per andare a 1245 e nelle prossime sedute, quindi ecco il secondo strumento finanziario che sto monitorando con attenzione.
sono tutte sono tante di posizioni che sto gestendo fondamentalmente. Certo. Alessandro Aldrovandi, grazie mille per essere stato con noi quest'oggi. Allora io ti auguro buona giornata, buon lavoro, buon trading. Grazie, buon trading anche a voi e a tutti. Ciao, grazie. Grazie ancora.